Per valutare il 2024 dobbiamo analizzare dove ci troviamo, quindi il 2023. Il 2023 si è concluso con un 5,2% superiore rispetto al target di crescita del governo cinese, che era il 5%. Questa performance è superiore alla media mondiale, è superiore alla crescita degli Stati Uniti ed è superiore anche alla crescita del PIL italiano. Un altro aspetto da valutare è che il Fondo Monetario pubblica periodicamente quelle che sono le stime, le possiamo confrontare con quelle che sono le statistiche del governo cinese. A gennaio abbiamo visto l'Outlook che presenta una stima di crescita per il 2024 pari al 4,6%. È interessante valutare che ogni amministrazione provinciale ha uno specifico target di crescita. Quindi nelle 34 divisioni amministrative della Cina abbiamo alcune regioni, alcune province che crescono particolarmente, in particolare l'isola di Hainan, che è una regione che ha una free trade zone che si completerà entro il 2025, ha un target di crescita pari all'8%. Le grandi città di Shanghai e Pechino hanno un target di crescita al 5%. Ed infine la municipalità che cresce di meno, Tianjin, crescerà al 4,5%, quindi una performance per ogni singola unità amministrativa molto superiore rispetto appunto a quelli che sono dati di crescita europei. E questo significa appunto che la Cina ha un valore in termini percentuali rispetto al valore economico di tutto il mondo che cresce nel tempo. Oltre a questo vanno valutate le alleanze, le relazioni, gli accordi economici, gli accordi fiscali. Sappiamo che dal 2021 la Cina è entrata nel blocco dei paesi che hanno aderito al Regional Comprehensive Economic Partnership, che è considerata la più grande area di libero scambio al mondo. In questo caso abbiamo 15 paesi, il nord-est asiatico e il sud-est asiatico, insieme alle due grandi economie del Pacifico, quindi Cina, Sud Corea, Giappone, i 10 paesi membri dell'ASEAN e le due grandi economie del Pacifico, che sono l'Australia e la Nuova Zelanda. In termini aggregati, compongono la regione a maggior crescita del mondo e la più grande area di libero scambio, di certo superiore all'Unione Europea piuttosto che a quelle legate appunto alla regione americana. Questa è un'altra grande opportunità, quindi il valore in percentuale del mercato cinese è invece in termini aggregato nella regione dell'Asia Pacifico, che è la regione più estesa, è la regione più popolosa e in questo caso è anche la regione a maggior crescita. Direi che le opportunità nel 2024 tra i due paesi sono legate ovviamente ai settori strategici che nel corso degli anni hanno contraddistinto il mercato, gli scambi da un punto di vista bilaterale, quindi di certo la meccanica di qualità, di certo il settore farmaceutico e il lifestyle che contraddistingue appunto la qualità e le caratteristiche del Made in Italy nella regione del Far East e in particolare nel mercato cinese. Quindi le aspettative sono di un'ulteriore crescita in questo ambito. Da un punto di vista ovviamente delle relazioni culturali, sappiamo che nel 2024 si celebrano i 700 anni dell'anniversario di Marco Polo, anche questo aiuterà nel creare eventi, occasioni di confronto, da un punto di vista non solo culturale, ma anche da un punto di vista economico.